lavoriamo è quindi il salone, il saloncino dei busti, l'aula storica del Tribunale di Napoli. Il salone dei busti viene utilizzato nella sua integrità di percorso per la prima volta come spettacolo, come luogo di spettacolo. Dunque, A casa mia parla di una storia che è fondamentale nella storia del teatro di Napoli, non solo, che è quella della famosa parodia Il figlio di Iorio, che Edoardo Scarpetta fece per una replica, tendenzialmente poco più, per mezza replica al Teatro Mercadante, peraltro, di fatto sommerso dai fischi con una claque di nemici che si era ben organizzato contro di lui e quant'altro, che poi portò a un famosissimo processo per plagio a tutti gli effetti. Perché sì, per plagio, l'accusa fu di plagio e contraffazione, contrariamente alla requisitoria del pubblico ministero Giuseppe Lustig, che dopo un'indagine approfonditissima e una comparazione tra le due opere chiese il non luogo a procedimento penale, e in difformità invece con la requisitoria di un grande giurista che era Giuseppe Lustig, il giudice istruttore Regno Ciccaglione rinviò a giudizio Edoardo Scarpetta, contrariamente a quello che invece veniva stabilito dalla requisitoria del pubblico ministero. Quindi anche da questo punto di vista è un caso molto particolare e bizzarro, in cui poi possiamo affondare e approfondire delle considerazioni sul potere mediatico e istituzionale che D'Annunzio aveva in quel momento. Vi aspetta al Mercadante, e non vi fa venire un mancamento. Che D'Annunzio si è sbagliato un momento. Scarpetta ha trasportato